Giorno 2, appena usciti dall'ostello, ovviamente stiamo facendo la ripresa contro sole, quindi non ci vedrete nulla. Ci stiamo dirigendo verso l'ufficio informazioni e poi nella zona del mercato del pesce a... qual è? Com'è che si chiama? Tsukiji. A dopo. Sono le 10 di mattina, è già caldo. Sì, mi lamento, va bene? Ecco. Io sono sempre M, adesso sono sopra al centro informazione della Asakusa e guardate un po' cosa c'è alle mie spalle mentre divento scuro e nero. Quella è la Sky Tree Tower di Tokyo. Adesso mi sposto per farvi vedere invece il quartiere di Asakusa dall'alto. Vediamo un po' come si vede. Eccolo qui. Bello, con la via piena di negozi e tutto qua. Dal vostro M e dal Baka-san un saluto. Ci rivediamo al mercatino del pesce. Ciao ciao! Dal vostro M, spero mi sentiate. Siamo dentro al mercato del pesce. Ormai è mezzogiorno. Cioè, ci sono solo i turisti o gente che vuole comprare, però è veramente uno spettacolo vedere tutto il pesce messo lì. C'è anche il wasabi, guardate, c'è la forma del wasabi, adesso ve la faccio vedere. Quello lì era il wasabi. Adesso c'è un po' di traffico qua, vedete che è pieno di gente, ombrelli, non ombrelli, tutti via tutto. Vedete con le motorette che passa. È un'esperienza venire anche qua. Il pesce sembra ottimo. Sì. Ah, la pesca a 1500 yen. 3 addirittura. È un prestaccio, ragazzi. 1500 yen. Sì. Baka-san è molto utile. Questo è 15 euro per della frutta. Cioè, è impressionante. Però, verso tutta l'esposizione di pesce, va bene, gente che filma, non sono l'unico, stavo cercando di, niente, non lo trovo, ah, questo qua, una breve carrellata sulle bancarelle, e mi sa che tra un po' mangiamo, e poi ci si va a rilassare in un qualche parco pubblico qua vicino. Oh, il Baka che fa la foto. Siamo dentro al sushi zenmai del mercato del pesce. Questo, quello lì che adesso vi indico, questo qua è un trittico di tutti i tonni migliori, da secondo i tagli con il grassi, vi dicendo. Quell'altro più lontano invece c'è un misto normale di sushi e salmone, via dicendo. È bellissimo, è un locale a due piani, ti fanno il sushi davanti se ti fermi al bancone. Non è proprio buon mercato, ma nemmeno carissimo, visto che siamo comunque dentro al mercato del pesce. Consigliato, sushi zenmai. Sono sulla linea di Ginza e volevo farvi vedere questi due bellissimi ragazzi alle mie spalle, questi con loro kimono che vanno in giro, probabilmente per un'onoranza funebre. Il posto M in versione solitaria è appena uscito dalla metropolitana, sto camminando vicino alla zona di Ueno e avevo giusto qualche considerazione da fare. Intanto l'aria condizionata nella metropolitana è devastante perché è veramente a palla, infatti bisogna stare attenti, però almeno è rinfrescante e diciamo che vale il prezzo che costa, perché la metropolitana è anche abbastanza cara. Un viaggio medio normale è circa da un euro e mezzo, solo che sì, ne fai di più al giorno, e di abbonamenti giornalieri convenienti non ce ne sono tanti, visto che ci sono anche altre linee private. L'altra cosa è una presunzione, di un'idea, che i giapponesi sono ancora un popolo abbastanza razzista, ma in maniera leggera, comunque non te lo fanno pesare. Però è strano quando c'è la metropolitana totalmente piena e ci sono due posti seduti di fianco a un gaijin, nessuno si siede, anche se ti guarda come per dire mi siedo, non mi siedo, e poi non si siedono. Veramente io e il Baka-san, il vostro M, è adesso a, come si chiama, Hamarikyu, un giardino, e quelli che avete sentito sottofondo erano le prove dei fuochi di questa sera. E guardate dove siamo, ok? In classico stile italiano, visto che ce l'avevamo proprio lì davanti, cosa fanno? Chiudono il giardino
e qui voglio la faccina di Baka-san che dice la sua, che praticamente il giardino lo chiudono perché il governo viene qui a vedere i fuochi. Pacitina. Suka. Ecco, ci stava anche questo. Ciao ciao! Arrivati a Daiba, dove faranno i fuochi questa sera, di là c'è il Rainbow Bridge. Cioè, dietro di me c'è il Grattachiccaro, l'uomo che fa le granatine, guardate che braccio che ha. Una granatina costa 300 yen, che è l'equivalente di 2,70€ più o meno, così i gusti sono lì. Vediamo se approva il Baka-san. Ottimo Grattachiccaro, l'ha già provato lui. Là dietro di me c'è il Rainbow Bridge e da lì vedremo i fuochi più o meno tra un'oretta e mezza. Ciao ciao da vostro N. Dopo tanto pellegrinare siamo riusciti a trovare un posto a Daiba per vedere i fuochi. La gente ci passerà davanti, speriamo di vedere qualche cosa. Baka-san adesso al telefono, io vi faccio vedere l'area dove siamo, praticamente davanti al Rainbow Bridge. E sì, speriamo che venga qualche bella foto. Intanto è bellissimo vedere il passaggio, ve lo faccio vedere un attimo, il passaggio di tutte le giapponesi con i vestiti kimono, adesso non mi passa uno, proprio, ecco qua, sono bellissimi, dopo si se ne viene. E con questi fuochi sullo sfondo di un Hanabi appena iniziato, il vostro M vi saluta e ci rivediamo al giorno 3. Ciao ciao!